Guys, allora molti dei miei allievi che sono già genitori e hanno bambini piccoli mi chiedono come fare per potenziare, per intensificare l'inglese per bambini. Un'idea molto molto carina potrebbe essere quello di leggerli un libro, nel caso uno possa leggere in inglese ovviamente un genitore, oppure un audiobook. L'idea è quella di leggere un libro in inglese che gli stessi bambini madrelingua utilizzano normalmente durante la loro infanzia. La storia non è magari conosciuta dai nostri bambini italiani, quindi cosa fare? Comprare il libro in italiano, quindi far conoscere ai bambini la trama e poi da lì prendere in considerazione di comprare un audiobook se si è capaci di leggere, leggere insieme al bambino il libro con le illustrazioni, altrimenti con l'audiobook il bambino ascolterà, ma conoscendo già la fiaba, ovviamente può cominciare a carpire e a capire determinati termini e soprattutto guardando le illustrazioni ricorderà la storia. Quale libro comprare? Allora, oggi vi suggerisco un libro bellissimo che anche per noi adulti è molto molto istruttivo e si chiama The Gruffalo. Ma cos'è un Gruffalo? È un libro carinissimo che può insegnare anche a noi adulti dei termini nuovi che riguardano l'aspetto fisico di una persona o di un animale, in questo caso del libro. La storia è stata scritta per bambini dai 3 ai 7 anni e è molto interessante perché prende in considerazione anche il tema del bullismo, ma ovviamente in un modo molto delicato apposta per bambini di questa età. The Gruffalo è stato scritto da Julia Donaldson, un'autrice molto famosa in Inghilterra per aver scritto canzoni per bambini, aver iniziato con canzoni per bambini e tante storie fantastiche e libri per bambini. È un ottimo regalo da poter fare ai nostri bambini, ma anche per voi, che potete insieme scoprire questa storia e leggere in inglese o ascoltare in inglese, quindi utilizzare anche voi il tempo per la comprensione, per intensificare la vostra comprensione. È un libro molto famoso, tradotto in 40 lingue e pensate ha venduto 13 milioni di copie. Mi fermo qua perché non voglio spoilerarvi tutto quello che è la trama, ma sta a voi leggere in inglese o ai vostri bambini e scoprire come il topolino farà ad attraversare insieme a una misteriosa creatura, il grafalo, la foresta. Bene, questo era un consiglio per voi e per un regalo da poter fare ai vostri figli. Intanto ti invito a guardare le storie su Instagram per restare aggiornata o aggiornato sui tips settimanali e ti invito anche a iscriverti al canale YouTube, attivare la campanella per non perderti tutti i video in uscita ogni settimana. Keep learning English by Grace!